La nuova giunta trova casa in centro ai servizi sociali. Come promesso in campagna elettorale, il sindaco Roberto Scanagatti e i suoi assessori hanno cancellato l'ipotesi di spostare il settore in un ufficio in via Stucchi davanti al Brianteo, zona nemmeno raggiunta dai mezzi pubblici, e hanno identificato una sede comunale centrale e libera per ospitare funzionari e assistenti sociali. Eccola, è l'ex sede della polizia locale in via Guarenti, tra lo stadio, l'Urban Center e il teatro Binario 7, alle spalle della stazione ferroviaria. Non solo è a due passi dal centro, in più anche la possibilità di un ampio parcheggio e poi, cosa non secondaria, si tratta di patrimonio comunale. Dall'altra parte invece avremmo dovuto spendere la bellezza di 300.000 euro più IVA ogni anno e quindi sostenere un costo d'affitto del tutto, secondo me, non solo ingiustificato ma anche insostenibile. Operatori e utenti potranno quindi presto lasciare il palazzo di Via Appiani, che potrà essere in questo modo finalmente ristrutturato. Ho visto che tutto sommato si tratta di fare un po' di interventi di manutenzione ordinaria, qualcosa di straordinario. Contiamo prima di Natale di poter dare finalmente, diciamo, degli uffici, idonei.